Bene ragazzi, qui tra Fra chi vi parla, oggi sono tornato con un nuovo video sul mio canale. Quest'oggi siamo qui, come avete visto, per onorare, diciamo così, l'uscita, anche se non proprio recentissima, del carissimo Veleno 7. Uno dei brani che ormai è diventato un must se siete in Italia e se vi piace la musica rap, che coinvolge i soliti Jamie Tides e Mad Men. E perché quindi vi starete domandando, ho deciso di disegnare Gemitaiz? Quelli della pagina Instagram già lo sanno, quelli che mi seguono su Instagram già lo sanno. Ho fatto una Instagram Stories in cui appunto vi chiedevo quale dei due disegnare. Molti di voi mi hanno consigliato perché non disegnarli entrambi, però ho deciso di farne uno solo, anche un po' per vedere quali fossero le vostre preferenze in merito a questi due artisti. E sebbene all'inizio il 50 e 50 fosse davvero sfegatato, cioè non riusciva a sfociare nessuno dei due, ma proprio voti uguali uguali, 200 a 200, 500 a 500, poi piano piano Jamie Tides ha preso un po' di vantaggio e quindi ho deciso di disegnare proprio lui. La percentuale non è stata spiazzante, però alla fine ho in un certo senso anche preferito disegnare lui, nonostante appunto abbia anche vinto, perché ha qualche tratto un po' più caratteristico rispetto a Madman e forse da disegnare secondo il mio stile è anche più bello. In più non ha i capelli e quindi mi risparmia un sacco di lavoro, quindi vaffanculo Madman, disegnerò Jamie Tides questa volta. Ovviamente sto scherzando, com'è stato il disegno? Partiamo subito dal dire che è stato un disegno abbastanza semplice rispetto ad altri, proprio perché l'assenza di capelli mi ha aiutato, non ho messo ombre particolari, ho deciso anche poi, vedrete nella colorazione, di dare un effetto molto più tenue alle ombre, cioè un po' più sfocate, un po' meno marcate rispetto al solito. E boh, ho deciso di far così, sinceramente non so neanche perché, ma mentre disegnavo mi sembrava anche lo stile più giusto. Comunque, per quanto riguarda proprio l'artista in sé, perché ho scelto di fare Jamie Tides e se mi piace o meno Jamie Tides, ovviamente mi piace, altrimenti non sarei andato a disegnarlo. Tra le canzoni ultime, a parte Veleno 7, una di quelle che mi piace di più è proprio quella che ha fatto con i Dope DOD, che è un gruppo che mi ha sempre fatto impazzire, cioè, sapevo diverse canzoni a memoria. Poi per il resto comunque sappiamo che Jamie Tides sgancia delle belle bombe. Non mi sono mai ascoltato degli album di Jamie Tides, ma ascoltarmi le sue canzoni mi fa sempre piacere, trovarmele nella playlist male non mi fa di certo, anzi mi fa un grande piacere, e come sempre non si smentiscono mai le top hit che ha fatto, tra virgolette, mi piacciono tutte. Poi come già detto non sono mai entrato nel dettaglio di questo artista come ho fatto con altri. Thank you.
Tra l'altro, a parte i brani più recenti, mi piacevano un sacco anche i vecchi brani, quelli in cui dava il meglio di sé, quelli qui probabilmente aveva ancora i capelli, non se li era ancora tagliati. Comunque, appunto, avendo comunque magari un'età un po' più avanzata io di certi utenti, di certi ascoltatori delle sue canzoni di adesso, conosco diverse canzoni che davvero meritano e vanno ascoltate, anche se siamo nel 2019 e sono canzoni di 3 e 4 anni fa, quindi è un evergreen, diciamo così, perché sono ascoltabilissime anche oggi. Parlando proprio di brani, come avrete sentito, c'è qui sotto una canzone che è stata fatta da un mio amico, ma non è la prima volta che all'interno di un video metto una canzone di qualche artista che me lo chiede. Quindi volevo aprire questo argomento perché nei miei speed drawing spesso tendo a mettere delle canzoni di sottofondo che vi facciano godere un po' di più il video. In questo caso la canzone che ho scelto era proprio di qualcuno di voi, di un seguace, di qualcuno che me l'ha chiesto. Insomma, se fate musica, se fate canzoni e volete che compaiano all'interno dei miei video, così per farvi anche un minimo di pubblicità, poi ovviamente lascerò tutti i crediti in descrizione, contattatemi, così ci guadagniamo entrambi. Io evito di mettere le solite musiche senza copyright, un po' anche noiose e ripetitive, che YouTube mi mette a disposizione per evitarmi di beccarmi delle sprangate assurde con il copyright, e dal vostro canto invece voi magari vi mettete un attimo in luce, qualcuno potrebbe ascoltare la vostra canzone e potrebbe piacergli, potrebbe raggiungere il vostro profilo, e chi più ne ha più ne metta. Quindi se avete album, canzoni che avete fatto voi, magari scrivetemi su Instagram e ci possiamo mettere d'accordo. Ovviamente devono adattarsi anche alle norme di YouTube, perché se non mi demonetizza il video per il copyright ma me lo demonetizza perché dice 26 bestemmie in una canzone, ovviamente capite bene che non è proprio il massimo. Comunque, per ricollegarmi al tema delle canzoni e per poi portarvi alla conclusione del video, io faccio anche grafiche su Instagram, magari qualcuno l'ha vedete, ogni tanto nelle Instagram Stories faccio anche grafiche per gli artisti, quindi nel caso vi servisse potete contattarmi tranquillamente anche lì. Carica, caricatore, frate sento le voci, frate sento le voci, ho la cumpa alle spalle fra carica.
Dunque, siamo arrivati alla fine del video. Io ho scelto il verde come sfondo perché si adattava un po' al veleno, sopra la mela della copertina, un po' sfigatella, devo essere sincero, però comunque d'effetto di Veleno 7. Magari in futuro farò il carissimo Madman, dipende in quanti me lo chiedono, se me lo chiedono, e lo sfondo sarà rosso proprio come la mela, quindi il veleno verde, la mela rossa, non lo so, adesso vediamo. In ogni caso, questo è il disegno concluso, spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo di fare un salto su Instagram per lasciare un cuoricino, ma non dimenticatevi anche il like qui su YouTube, il commento scrivendomi cosa ne pensate di Madman, di Jamie Tights e soprattutto appunto di Veleno 7, e ci vediamo alla prossima. Bella!